nelle ultime 3 settimane sono cambiate le cose in maniera consistente, nel senso che dalla grande rincorsa siamo passati a un punto di vantaggio, siamo stati bravi a mantenerlo, poi dopo 2 partite siamo passati a 4 punti di vantaggio, e quindi psicologicamente potevamo andare incontro a un calo dato da una forma di appagamento, perché il vantaggio ti poteva far abbassare il livello. E poi da 4 punti siamo passati subito a 7, abbiamo messo la parola fine al campionato. Quindi ci troviamo in una situazione psicologica completamente diversa. E mi auguro che la squadra risponda come ha sempre fatto fino ad oggi, con una grande prova, perché credo che sia giusto che questi ragazzi continuino il percorso intrapreso soprattutto nel girone di ritorno. Una prestazione importante sarebbe positiva, anche perché in questo momento la società si sta guardando prima in casa che intorno per ipotetiche riconferme, quindi anche questo è, al di là del fatto che il risultato possa incidere o meno sulla classifica, è un'occasione per la squadra per dimostrare che ha dei valori, per i giocatori stessi per dimostrare che si possono giocare delle chance importanti anche in categoria superiore. Questo è un discorso che vale per tutti? Senza ombra di dubbio, sia dai giocatori che per me, per lo staff, tutti quanti. Io credo che indossare la maglia del Gubbio deve essere un grande onore, e noi dobbiamo essere bravi ad andare in campo e far valere questi valori.